Live Social. Bentrovati cari amici di Live Social, qui il vostro speaker Marco Allegri e siamo su Radio News 24, ma vi invito a cercarci anche su Facebook e Instagram con l'hashtag Live Social Radio per trovare tutte le video interviste dei nostri ospiti. Ospiti che come oggi appunto ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe. Salutiamo quindi dalla Sicilia il nostro Salvatore Patinella. Ciao Salvatore, bentrovato! Ciao ragazzi, bentrovati anche a voi. Grazie per l'invito. È un piacere, Salvatore. Adesso io ho anticipato che tu ci aiuterai a conoscere i nostri amici a quattro zampe. Parliamo di una razza canina. Di quale si tratta? Del dog del Bordeaux. Che meraviglia, belloni. un molossoide molto pieno di rughe, rugoso da mangiare. Raccontaci un po' appunto le caratteristiche del dog del Bordeaux. Niente, il dog del Bordeaux è un molossoide brachicefale, quindi un molossoide con un muso molto corto e quindi con una respirazione un po' particolare. È un cane molto forte, molto potente, il cui è molto muscoloso ed è molto costruito a testa. Quindi se tu lo guardi vedi che è un cane tacchiato, atletico, imponente, però molto armonioso, e quindi quando lo vedi incuta il rispetto, perché può essere usato anche come deterrente per la guardia e per la difesa. Ah, bene, quindi comunque un cane di una certa stazza che incute rispetto, usato anche per la guardia e per la difesa. Molto interessante. Sì. Una piccola curiosità, quindi è un cane da interno, da esterno, preferisce entrambi? Come si trova con la famiglia? Allora, è un cane molto pigro, quindi lo vai a mettere in un appartamento, lui si adatta all'appartamento. È ovvio che se lo cresci in un appartamento il cane ha bisogno di uscire almeno 5 volte al giorno per potersi sgranchire le articolazioni. Quindi un cane che comunque gli piace stare molto sul divano, e che comunque preferisce anche stare fuori. È in base dove lo cresci, in base dove lo metti. È un cane che, diciamo, generalmente fa metà giornata fuori, metà giornata sul divano. capito. È un cane che, diciamo, si abitua a tutto. Perfetto. E appunto con la famiglia come si comporta? Capisce che è il padrone, vuole essere lui padrone. Con i piccoli? No, come tutti i cani, giustamente lui tende a comandare, specialmente con il maschio. Diciamo, avendo un maschio, lui tende sempre comunque a prendere il sopravvento, perché sai, con quella faccia rugosa e batucciolo, magari tu lo guardi e dici: ah, che dolce, aspetta, lo mettiamo sul divano. E invece no. Se a te non va di fare stare il cane sul divano, è giusto rimproverarlo e dargli le giuste indicazioni. Con la famiglia è molto protettivo, con i bambini è protettivo. Se lui cresce insieme a un bambino, quel bambino sarà per sempre protetto da lui. È quasi quasi anche difficile che tu lo scriva e lui lo accetti, perché per lui è il suo bambino. Quindi è un cane come tutti i molossi, comunque è un cane che sicura e si guarda la famiglia. Perfetto, perfetto. E un altro paio di informazioni appunto per i nostri ascoltatori. Sì. Abbiamo detto che comunque ha una bella stazza. Riesce a darci qualche misura, quindi altezza e peso per maschio e femmina? Sì, l'altezza del peso del maschio va sui 68 cm garnese. La femmina raggiunge 66. Poi ci sono, diciamo, c'è nello standard che può comunque andare avanti da 68, può andare a 70 centimetri, da 66 può andare a 68 per la femmina. Il peso, il maschio almeno 50 kg, almeno, la femmina almeno 45 kg. Capito, perfetto. Salvatore, io adesso ti inviterei a condividere i tuoi canali, quindi Facebook e Instagram, per mostrare appunto qualche foto e video di questi simpaticissimi, seppur enormi, cagnoloni, e perché no, farti contattare. Sì, certo. Mi trovate su Facebook con Patinella Salvatore o con la pagina I Dog del Bordeaux di Casa Patinella. Su Instagram mi trovate come Patinella. Cari ascoltatori, quindi avete sentito i vari canali, vi invito a cercarli, cliccare il mi piace e condividere nelle vostre bacheche per riempire appunto la vostra home di tenerissimi dog de Bordeaux. Noi ti ringraziamo tantissimo, Salvatore, per essere stato con noi e ti auguriamo quindi un buon lavoro. Ciao!
Grazie, un buon lavoro anche a voi, grazie di tutto. Arrivederci ai telespettatori. Per le prossime storie e curiosità dei nostri ospiti, restate qui con noi su Live Social. Live Social.